So cosa sia successo l'otturatore qua, trava tutta luce. Comunque, benvenuti tutti e bentornate. Ieri giorno di sto, vedete ci sono ancora le strade bagnate. Qua è bagnato, ho le scarpe antiacqua, antineve. Ok, volevo venire su con la mountain bike, ma poi ho detto no, devo metterli sulla staffa. Poi strade bagnate con la mountain bike, mi sarei impaltato, sporcato i vestiti. Allora niente, la derosina, la bici da corsa, da pioggia. Come vedete da qua non viene su niente, eh? Non mi sporco. Sono fatti apposta, parafanghini, che dicono che usava anche Cavendish sotto la pioggia negli allenamenti. Guardate qua, allora. Poi parleremo anche dei veri problemi che ci sono in Italia, senza ingigantirli, in un video arriverà e volevo farlo già oggi. Arriva. No, perché poi c'è in giro che c'è chi dice: ma per te va tutto bene, ma va. Non ho mai detto, ci sono i problemi, ci sono, ve ne parlerò, sono problemi più seri di quelli che espongono gli youtuberi per fare visualizzazioni, chiedervi donazioni e monetizzare con la pubblicità. Nei miei video la pubblicità è solo l'inizio per volere di YouTube, ma non sono interrotti da pubblicità, me ne frega niente di prendere soldi e di inquinare i miei video. Libertà. Allora, lì la neve. Perché oggi non sono di là e sono di qua? Se fossi di là non sarei di qua, ma siccome sono di qua non sono di là. Ok? Perché? Che tanto è brutto tempo, non c'è il sole, è venuto fuori uno spicchio prima, per cui salita qua. Salita di qua, questa è dura, eh? Qua siamo al 13%, mi sono fermato a respirare, avevo i battiti però che non salivano, 135, guardate qua, no, questo per dirvi. Questo per dirvi, vedete la pendenza? E questa è la pendenza del 13%, su lì arriva al 18, arriva a toccare il 18 anche qualche grado in più di pendenza. Guardate le casette, vedete tutte, no, perché in Italia cade tutto a pezzi, vedete tutte case vecchie, rotte, maltenute, no, vero? Brutte, bruttissime, va, gli piove giù dal tetto queste case. No, non ci sono soldi. Questa ad esempio stanno appena costruendo. O l'hanno appena costruita. Boh, non so neanche, non penso sia abitata. Vedete qua. Qua vende se volete cercare casa. Qua costa di meno sicuramente che di là. Là sono esposte al sole. Qua poi però pagate in riscaldamento, che qua non è una zona calda, è d'inverno. Vedete? Io adesso da qua non riesco a farvi vedere. No, forse una è già abitata. Beh, sono delle ville a schiera di nuova costruzione, no? Che non ci sono soldi. Allora, se ci sono ville che hanno costruito, hanno pagato, la gente ha incassato, ha lavorato e l'economia va avanti. Ok? Niente, adesso saliamo il 18%. Ho provato con la bici da corsa, avevo un problema alla catena, eh? Non stava sul 38, sul 28. Davanti una compatta 50-34, quindi adesso ho la catena sul 34 e qua sul 28. Sto viaggiando con un 34-28, eh? Allora, qui vedete 10 velocità Tiagra, eh? Non mi stava su. Adesso dovrei girare la bici. Comunque, per risolverlo, vi faccio vedere, c'è quel cosino lì. Vedete? Regolatore, l'ho girato di un mezzo, cioè gli ho fatto fare due scatti, no? Questo qua, ora dall'esterno lo giri verso l'alto, dall'esterno. Quindi in senso, guardandolo da questa parte, in senso antiorario. Mezzo giro, la catena sta su. Non fa rumorini e la bici va via. Senza andare dal ciclo meccanico. Che non è esperto, va là per fargli fare una roba del genere e per prendere la bici in macchina e portarla in negozio. Ah, oppure ci va in bici se
sei già bravo. Bene, passiamo su. Quindi se volete comprare casa, qui sono nuove, sono nuove queste casette qua. Qua tante sono di turisti, tanti di sono proprietari che vivono qua. Ok, a dopo dall'alto. Ah, un po' di dati, fate il cuore. Qua ci troviamo quota, non mi ricordo più, 320. Un po' riprendi questa, però mi sa che non è giusta, 343. Qui è partito sballato addirittura l'Igisport. Qui da 328, no, più o meno ci siamo. 328, 300, dava anche di più. Vabbè, ci siamo con la quota lì. Temperatura, pendenza 14%, dice. Temperatura, ah, devo girare così, 6 gradi, però sto sudando, sono in salita. Adesso qua è dal 14 in su la pendenza, già lì va al 18, poi spiana un attimino, su in fondo quella casa lì spiana un attimino, scenderà, che ne so, al 9, 11, e poi picchia su 16, 18, e lì sarà dura, lì voglio vedere come faccio. Volevo prendere mountain bike, perché più hai i rapporti più corti, ruote da 26 con il 30, con il 22 36, vedete qua si impenna anche la bici, ma riesco ad andare che col 34 28, con le ruote, con le ruote da 28 con la mountain bike. Quindi sono messo meglio, meno peggio di come pensavo. Ok, andiamo. Tutto questo non ha senso. Vedete, questa è una sella da bici da corsa. Qui lo trovate a basso prezzo. Comprate sia per la mountain bike che per la bici da corsa. Seconda volta metto giù il piede. Potrò anche farcela, Qui siamo già al 16%. Guardate che belle baite che ci sono qui. Via chiaro, Oh, Italia è qua. Adesso qui è deteriorato, però come vedete qua è buono, e giù addirittura c'è un tratto che parte da lì, vedete quella riga, e da lì in giù non ci sono buche, tutto riasfaltato nuovo, quindi ok. Magari faccio una bella foto qua che viene bene, guarda che bella. E adesso passiamo su, mi riposo. Lì comunque è molto in piedi, Poi qualche volta rifarò con l'iPhone sulla piega, la salita e la discesa, Rifarò ancora il video, li ho fatti con altre tecnologie scarse di 15 anni fa, ormai no, forse 8 anni fa. Allora, vedete? Ora, qui ormai se su dobbiamo superare questo pezzettino qua, poi un altro pezzettino, che saranno 500 metri, 400 metri, un po' così ne abbiamo percorsi. 1,35 km sono 300 metri, che sono i più duri, Infatti qua ci troviamo a quota, vediamo un po'. 398. Ho già fatto 1571 km con questo, 398 metri, e dobbiamo arrivare a quota 4,60 o 4,30, mi ricordo più, forse 4,30. E però in 300 metri, cioè questi sono i più duri. Adesso, avendo respirato, qua anche un pezzo duro, Qui, da qui a dove arriva sulla curva, su lì, praticamente là in fondo, da qua non riesco a inquadrarvelo un po', che è qua 18, poi cala ultimi 30-40 metri 18, poi spiana e poi è finita. Non è dura, però se la fai tutta ad un fiato. Io una volta venivo su come un topolino quando ero 25 kg in meno, ma neanche tanti anni fa, Basta 3 mesi per non vai in bici e prendi tutti i chili che hai perso prima in 3 mesi, Ok, adesso passiamo su, sono ripreso, 3 minuti, il battito finalmente è andato sopra i 140,
quindi è riuscito a salire. Qua ero 142 o anche più, quindi è buono, andiamo. Muro di Robustello, via Chiaro, che sia chiaro in via Chiaro. E adesso faremo la foto. Ragazzi, ero giù lì, sembra poca vederla vista da qua. Se sei in bici, ogni metro è una sofferenza. Non vi dico. Qua segnava anche 24,7%, 25,2%. E ho preferito fermarmi. Non vedevo i battiti, era fisso solo 85. Adesso quanti ne ho? Veramente dura, Devo allenarmi di più. Guarda lì che brava questa. Ciao ciao. Vedete, io dopo in discesa soffro meno, Lì non sembra, ma andare in discesa c'è i muscoli delle cosce che devono frenare. Se non sei allenato, il giorno dopo ti fa male tutte le cosce davanti, non so come si chiamano. Qui è un po' riasfaltato, un po' mica tanto, però non è brutta, hanno migliorato un po' i pezzi un po' pericolosi. Bene, ritorno su. Adesso lì, arriviamo lì e poi non è così dura, Comunque, guardate, baita, volete prendere la baita? Vedete, vendere che qua. Ok, Faccio vedere, vedete qua, forse capite il livello di pendenza. Metto con la... c'è sul telefono una riga gialla che vuol dire che sei a livello. Vedete? Qui d'estate c'è un bel freschino, è l'ombra del bosco. E io i miei record qua li ho fatti venire in su tirando con la bici da corsa, leggero, col vento a favore. Ragazzi, 12 minuti, qualcosina in più, 12-20. E adesso, senza contare che mi fermo, ci vogliono più di 24, Il doppio. Oggi qua siamo arrivati alla famosa curva dove finisce l'inferno. Adesso lì spiana, come potete vedere. Quindi c'è un piccolo scivolo prima di un'altra spianatura. Italia spianata, no? Come no? Italia in discesa, libera. Vedete? Eravamo giù lì prima, Ok, lo faccio a tappe. Ora, quando riprendo, io non voglio fare l'eroe super ciclista. Non me ne frega niente, allora metto giù il piede tranquillamente. Non è un problema. L'importante è che salgo. Dopo quando sono leggero vengo su, che mi viene da ridere. Ne ho fatto anche il muro di Sormano che è al 18% medio, questo al 12%. L'ultimo tratto del Sant'Iorio che è da quelle parti lì. Che però è sterrato pesante con dentro bocci, 12%. Il come si chiama sulla come rifoppa il muro di sulla porca miseria, famosissimo, e c'è anche la statua di Pantani, il muro di sulla piano della foppa colmo di Sulmano, no, sulla in Valtellina. L'ho fatto su, che è come il muro di Robustello, moltiplicate per 7 come lunghezza, E quindi arrivi anche più in alto. Questo è il torrente Inganna, che non è secco come gli altri anni, è un inverno dove ieri ha piovuto ad esempio, è nevicato.
È un inverno un po' più umido e meno secco rispetto agli altri inverni, per cui anch'io sono uscito poco, a parte che una volta uscivo anche se nevicava. Bene, allora, qui adesso passiamo su, ormai siamo arrivati. Andrò anche a San Rocco, magari scendo da Posallo o scendo dall'altra. Di qua non voglio scendere, non mi piace questa di discesa, è più bella l'altra. E vediamo, dai che passiamo su. Qui devono aver tagliato qualche pianta, io non ho mai visto l'ingana da qua. Ok, inverno non ci sono le foglie, non ci sono i rovi. Però devono aver fatto un passaggio giù di qua. Che vedo delle rotaie. Mamma mia, vediamo un po' qua. Sì, secondo me qua è un pisciatoio. Purtroppo vedete in mezzo alla natura. Questo è uno dei problemi che esporrò nei prossimi video. Non è possibile qua una roba del genere, dai. Torrente Inganna. E da qui un saluto. Ecco, spianava niente, 16%. Comunque, ho voluto fermarmi, ce la facevo, sono appena partito, eravamo appena giù lì. Sto appena fermarmi perché mi piace il Monte Legnone che si impone, vedete, eravamo solo lì. Si impone, qui merita, ragazzi, merita, merita. E lì abbiamo anche la luna, Vedete? Qui merita. Qui ci troviamo al parcheggio dell'osteria Robustello. Di Marco Fattarelli, imprenditore a livello alberghiero, tutte le costruzioni. C'è il parcheggio, adesso passiamo su, ormai è finita. Lì c'è divieto d'accesso, ovviamente per le automobili, le biciclette non c'è nessun pericolo, ragazzi. Se proprio c'è pericolo lo vedo, se non si riesce a guardare il fiume. Adesso ho fatto il sistema che l'acqua passa sotto. Sta anche là una bella foto. Ed estate qua è tutto pieno di foglie, tutti questi paesaggi non li vedi perché vedi solo piante e foglie. Qui è sempre l'inganna. Vedete, lì si mangia, Ristorante in mezzo alla natura. Poi su lì c'è, qua c'è l'anello, si arriva alla torre di Fontanedo che è su lì. Ok, vedete che ancora qua è un bel 16%, è caduta la bici, l'ho fatta 100.000 volte e sempre me lo dimentico che qua è dura. Arrivi lì, dice, è fatta. Povera bici, non sei stata in equilibrio. Eccoci arrivati. Vedete, allora, senza fare gli eroi, quando partite da zero, iniziate a fare ciclismo, riprendete, dovete riprendere la forma. L'importante è che arrivate. Io non sono come 4-5 anni fa. Fammi capire, sì, 4-5, non tanti, 2004, 2024, 2019, però ci sono arrivato anche a mettere giù il piede. Allora è come facevo una volta, no? Io iniziavo, andavo, mi fermavo, facevo le foto, non facevo i video una volta, facevo le foto, e per cui qui ecco perché guardo ghiacciato, non ho avuto nessun problema. Acqua ce n'è nell'inganna, anche se quando è bello pieno è tutta completa la cascata. Qui vedete che ha lavorato, c'è la linghiera nuova. Qui non è vero che in Italia non ci sono più soldi, tagliamo pezzi. Questo lavoro lavora la gente per il comune, pagano
i lavoratori che a loro volta spenderanno i soldi, no? Non penso che non spendano niente. Qui passa sotto, vedete? Quindi qui si lavora, questo è ghiaccio. Vedete? Cascata alta del fiume Inganna. Ok, per cui ecco questi qua, dopo Dio, qua sono un po' già arrugginiti, eh. È nuova ed è già arrugginita, però l'ha messa, che non c'era, eh. Ha lavorato bene qua, eh. Una volta qua c'era pieno l'alluvione, ho portato giù un bel po' di sassi, avevo forse fatto anche delle foto, ma anche dei video. Io ormai stiamo parlando di o 9 o 10 anni fa, Bene. Quindi adesso non andiamo, no, perché purtroppo ci sono i problemi che poi vi arriverà il video dei problemi che ci sono in Italia, vi esporrò tutti quanti, sarà un bel video lungo, tutti i problemi che ci sono in Italia, che l'ultimo dei problemi sono le strade con le buche, ci sono sempre più poche. Ecco, in certi aspetti si sta migliorando. Infatti io vi ho fatto dei tanti video dove si sta migliorando, però adesso qui devo volare via tutto subito. Comune, dovete arrivare e far sparire sta roba qua subito. Sta qua è qua da domenica, eh. Oggi è giovedì, che gioca l'Inter in Arabia. Vedete? Perché poi il vento li porta via, eh. La pioggia. Qui è una bella area, picnic, eh. Io vi dico che ne approfittano, poi qua vengono sugli spacciatori, soprattutto i immigrati, che noi italiani queste cose qua non le apprezziamo, non le sfruttiamo, eh? Mentre qui a noi piace stare davanti alla PlayStation, internet, televisione, al calduccio a casa e non muoviamo i gingheri. Le chiappette. Pare che qui d'estate c'è su pieno di moscerini, eh. Provate a venire qua a suonare, ragazzi, un moscerino unico, una puntura unica, anche con l'autan e tutto non ce la fai. Vedete questo qua di bambini in panchina. Poi questa è un'area picnic e i colichesi purtroppo non sfruttano, non sanno quello che si perdono in mezzo alla natura, per cui è vero che quando arrivano i moscerini, purtroppo sono tanti i moscerini, le zanzare pungono, non riuscivo quasi neanche a suonare. Ok. E adesso niente, io adesso provo ad andare a San Rocco e poi bisogna tornare indietro. Forse sono già le 5. La gente, perché è lì? Perché è lì adesso? Qui non è la gente italiana o immigrata in Italia che è sporca. Loro cercano, io ho visto di peggio, sul ramo di Lecco, andando verso Bellagio, nelle spiagge, ma le montagne che c'erano, la gente non le sparpaglia via. Le mette qua le cose, no? Adesso giornali, non so che cacchio, le mette qua che Inter è in finale. Un po' vecchio, un agosto contro Siviglia, è un po' vecchio quel giornale, che Inter è in finale, vedete? La gente
contro Siviglia, c'era ancora Conte. Allora, vedete? Ragazzi, non è che sono nel 2000 e cos'era? 2022, boh, 2020, boh. Ragazzi, era il Covid 2020, agosto 2020, 3 anni e mezzo fa. Ragazzi, stasera gioca Inter-Lazio in Arabia. Siamo al 18, giovedì 18 di gennaio 2024. La gente cerca di buttarli via, però tua amministrazione devi pulire. Quando arrivate col carrettino, non bisogna solo liberare il cestino e lasciare la sporcizia intorno in 2 minuti. Bisogna pulire tutto. Ok, qua batteria salva traccia. No, non salvo la traccia. Riprendi. Ok. Vediamo cosa dice il GPS. Oh, non c'è la data. Che arriva l'ape che guarda. Ma visto che non è, ha visto che non è, ha visto che non è ghiacciato, tranquillamente. Cioè, se dobbiamo dare una multa per sta roba qua, addio. Cioè, dov'è che è il pericolo, ragazzi? C'è nessun pericolo. Ok, allora, il problema è quello che ho detto io, quello è il problema. Bene. Ok, qua siamo a 4520, fino a 600 e passa, si sale ancora, anche se l'asfalto lì è proprio sgretolato. Qui ci troviamo a San Rocco, vedete, GPM completato. GPM di San Rocco completato, adesso inizia a farsi buio, sono le 17.20, 5.20 di sera, PM post meridian, primato mondiale. Allora, questo qua vedete era da ristrutturare, la portate via con pochi soldi, qua, vedete? Eccoci, qui è di proprietà di qualche sondriese, agenzia. Oh, abitanti di sogno lì, vabbè, lì questa qua è perfetta, ragazzi, amici. Villa completa di piante, anche questa qua con giardino, porta per non andare da nessuna parte. Bene, qua San Rocco, sono salito, vedete, siamo nel bosco e da qua si vede ancora il lago giù perché non ci sono le foglie. È buio, vabbè, dai, vi faccio vedere. A mio rischio e pericolo, qua le tenebre calano tutto d'un tratto, poi tutta discesa. Andiamo, mio rischio e pericolo, andiamo là alla chiesa di San Rocco, dai. Si scende giù di lì a sterrata, Spero di non bucare. Ok, bisogna andarci in mountain bike. Che bravo! Vieni qua. C'è il giochino lui, Voglio iniziare con questa inquadratura. Niente, come vedete ci sono già le luci accese. Vedi che lì è fumo del riscaldamento più che altro, L'umidità, però anche piovuto. È smog, un po' fumo. Fumo e fog e nebbia. Scendono già le luci, quindi adesso passiamo giù veloci perché qua le tenebre arrivano giù. Qua nel video non si vede, ma sembra più chiaro, ma arrivano giù. Lì c'è il lago praticamente che quasi non si vede. Colico. Nel video non si vede, ma inizia a far buio. Adesso non è ancora tanto buio, Chiesa di San Rocco. Scendiamo veloci. Lì ho trovato due immigrati, egiziani, marocchini.
non capivo, una coppia, un signore e una signora, non capiva niente di quello che gli dicevo. Quassù, Non arrivano su i colichesi, arrivano su gli africani qua. Ma noi qua, ma non sono i colichi, la gente non apprezza i loro posti, Cioè, qui questa baita qua è bellissima, è anche abitata, ragazzi, La luna, niente, adesso scendiamo, finisce qua il video, la prossima volta. Ci vediamo alla prossima puntata. Qui dal paesaggio dell'Alto Lario all'imbrunire dopo il tramonto, per questo video è tutto, un saluto.